avanzare nel livello di pratica. A un certo momento trovano una terrina, un contenitore, e siccome sono curiosi, tutti e due entrano e trovano un liquido biancastro, e cominciano a muovere le gambette, delle zampette. Dopo un po' che stavano nuotando in questo liquido bianco, che noi sappiamo che è panna, ma loro non lo sapevano che fosse panna, era un liquido nuovo per loro. A un certo momento uno e due perde la speranza, non ce la fa a nuotare, quindi vabbè, si fa soccombere dalla fatica dell'evento e piano piano scende nel liquido e vuole soffocare. L'altro invece cosa fa l'altro? L'altro comincia a, con le zampette e con le gambette, comincia ad agitarsi talmente tanto velocemente che non si accorge che nel frattempo questa panna si era talmente agitata e emozionata che diventò burro. E quindi cosa è successo? Che si salvò, perché invece di affogare nel liquido della panna, restò su questo soffice nuvola di burro. Allora, naturalmente questo è alla sua morale. Questo è il racconto di Baden Powell. Alla sua morale, qual è la morale? Che nonostante tutte le perdite della vita, c'è chi soccombe e c'è chi invece cerca di trovare la speranza e agitandosi, muovendosi, trovando una soluzione alternativa, non è detto che si trovi la soluzione, ma prima o poi la trova e magari si immaginava di non trovarla, ma poi di fatto si salva. Bene, buongiorno a tutti e ben trovati. Grazie. Allora, vi dobbiamo spiegare due cose. Avete un palloncino blu. Quel palloncino blu a noi serve per cercare di capire da dove vengono le informazioni, cioè come fate a reperire le informazioni. Quindi prima di riuscire, quando tutto finirà, dovete riempirlo e metterlo, penso, in un contenitore, poi le due veline, Laura e Marinella vi diranno come fare. Allora, di solito nei convegni e negli eventi c'è una cosa che rimane sempre abbastanza compatta: fare le domande, o perché mi vergogno, o perché penso che quello che dico sia una cavolata, o perché per tanti perché. Allora noi abbiamo trovato una soluzione. Voi avete l'ultima pagina del pieghevole che avete, un QR code, e potete anche non estrarlo, si vede anche vai. E basta inquadrarlo e praticamente troverete un percorso da fare. Mi porta a questa lavagna qui. Sì. Potete anche sognare. E formulare le domande, perché poi la domanda non è poi la domanda sciocca, perché nasconde curiosità, nasconde anche una cosa interiore, no? Che ognuno di noi, insomma, ha. Scusa, mettendo, schiacciando il più qui in pratica, no, vabbè, tanto mi serve. Mi si aprirà questo, qui naturalmente scriverete quello che. Ok. E dopodiché fate pubblica. Io in automatico vedrò tutto quanto, che poi faremo la. Mi raccomando una cosa, che sia ben chiaro chi è il destinatario. Se sono tutte, se non vediamo nomi, magari non viene che riferito a tutte e due. Però se voi volete fare una domanda specifica a Sonia, a Massimiliano, potete iscriverlo per Massimiliano. Bene, allora adesso andiamo con i convenzionali. Noi abbiamo presente degli ospiti che sono la Fondazione Montessori, il rappresentante, e i ragazzi di Accenderei, che chiamo prima la Fondazione, mi sembra che comunque non ci sia, vero? Chiamo la Fondazione e
devo solo darvi conto della, diciamo, del piacere di avere a Chiara Valle un convegno come questo. Io mi chiamo Nello Fanelli, sono vicepresidente della Fondazione Chiara Valle Montessori, che si occupa a Chiara Valle, nella città natale Montessori, di alcune cose molto precise, che sono le finalità del nostro statuto. In primo luogo della formazione, noi facciamo ogni anno almeno 3, 4, 5 corsi per insegnanti dei vari livelli di scuola, la primaria, la materna e il nido. Essenzialmente abbiamo fatto un corso per la scuola media che riprenderemo il prossimo anno. E quindi, diciamo, corsi molto richiesti e molto attivi. Ci occupiamo della, diciamo, della conservazione e della crescita del materiale bibliografico. Abbiamo una biblioteca montessoriana, solo la Maria Montessori, che diciamo, faticosamente stiamo cercando di sistemare, e ci occupiamo della gestione della casa natale che voi visiterete nel pomeriggio. Io sono responsabile, diciamo, dentro la fondazione della casa natale, per seguire le varie esigenze. Alla casa natale troverete Anna, che è la persona che abbiamo assunto in maniera specifica per gestire la casa natale, e con la quale avrete, diciamo, il piacere di dialogare rispetto alle diciamo, cose che emergeranno visitando la casa natale. E quindi, diciamo, un grande piacere avere un convegno di questo genere a Chiara Valle per l'interesse di Maria Montessori. Insieme a questo, un grande piacere nel vedere accostati due personalità così rilevanti nel mondo della formazione italiana. Io sono originario di Urbino, nei primi anni sono stato 10 anni nel movimento scout, insomma, sono stato scout per una decina d'anni prima di partire da Urbino, quindi parliamo di anni lontani, tra metà degli anni 50 e metà degli anni 60. E quindi sono rimasto legato molto al movimento scoutistico, a Baden Powell, se insomma, credo di conoscere bene la sua vita, le sue opere, gli impegni che il movimento scoutistico ha messo in moto. Non conosco la vostra associazione, perché ai miei tempi praticamente non è mai troppo tardi, perché non è molto tardi, dovete sostenere invece che diciamo, dare contributo. Quindi un interesse personale preciso, ma un interesse anche di contenuti, ovviamente, che è quello che voi sottolineate nel vostro manifesto e con le presenze che ci sono qui. Ma io non so, se occupati, non la farò brevissimissima, purtroppo per me e per fortuna vostra, insomma. Si è occupata di formazione dei bambini, ma si è occupata di formazione dei bambini in un'ottica particolare, che Maria Montessori diceva che il bambino è il padre dell'uomo, con questo paradosso un po' particolare, perché sosteneva che il bambino aveva al proprio interno tutte le caratteristiche che poi crescendo matureranno nell'uomo. Quindi si trattava solo di sostenere la sua autonomia e la sua libertà con un ambiente adatto, con una diciamo, attenzione particolare, per farlo crescere fino a diventare l'uomo adulto. Quindi non porre ostacoli, tanto un ambiente aperto, un ambiente particolarmente attento alle esigenze del bambino. Ecco, questa diciamo, attenzione Maria Montessori l'ha dedicata inizialmente ai bambini molto piccoli, poi pian piano è arrivata fino alla formazione adulta, insomma, se uno la legge con un po' di attenzione, c'è qualcosa che diciamo, pedagogia, questa didattica, questa filosofia prosegue con Baden Powell in maniera nettissima, non ci sono distacchi né momenti di separazione. Quindi c'è un legame forte, e questo lo dite voi, insomma, non bisogna che lo dico io, insomma, tra queste due personalità, che io sono molto felice che diciamo neanche qui oggi. Inoltre, l'altra cosa che mi ha particolarmente diciamo, fatto piacere è nel rileggere le biografie, ho guardato un po'
in questi giorni per questo convegno, insomma, e non mi ero accorto del tutto che sono praticamente contemporanei. Baden-Powell nasce una quindicina d'anni prima di Maria Montessori, ma vedevo che Baden-Powell fonda il suo movimento nel 1870 e Maria Montessori fonda il suo movimento nel 1857. Dunque, nasce nel 1907, allora fonda il suo movimento nel 1907, contemporanea, Maria Montessori nel 1907. E diciamo, le biografie, poi se le vediamo, sono collegate come tempi, anche se ognuno svolgeva il proprio compito, non c'erano particolari attenzioni. Chi si occupa di Maria Montessori è attento anche a vedere i rapporti tra con Freud, con Gandhi, con varie personalità del periodo, e tutte queste personalità importanti vanno verso un'unica direzione, che è quella di sostenere le esigenze dell'uomo nella società. Ecco, quindi io vi ringrazio per questa iniziativa, vi ringrazio per averla indirizzata a Chiaravalle e con l'attenzione che merita rispetto a Maria Montessori. Quindi vi auguro buon lavoro e avrete una persona in più che seguirà le vostre attività nei prossimi anni. Allora, venite su, due cose. Un saluto. Cavolo, avete festeggiato. Grande festeggiato tra abbiamo il festeggiato. Che abbiamo festeggiato i 30 anni. Non avevamo preparato. Saluto, ma non ciao. Ciao. Sapete che fermo che mi si esaurisco. Vediamo che qua ci dice allora abbiamo festeggiato, come si diceva, i 30 anni dalla fondazione della sezione C&J di Ancona. In realtà abbiamo scoperto che il C&J esisteva ad Ancona già nel 1915, poi ovviamente è sparito perché durante il periodo del fascismo siamo dovuti scomparire dalla vista, ma in realtà abbiamo continuato insieme a tanti altri, sia il C&J che il vecchio Agesci, si chiama Agesci, e quindi insomma poi dopo siamo rinati, e noi siamo rinati un po' più tardi, verso, quindi se festeggiamo 30 anni, metà degli anni 90. Noi siamo l'altra gamba più corta, più piccola della Federazione Italiana dello Scoutismo, no? Siamo nella FIS, no? Sì. E ci accomuna tantissimo, no? Siamo dei fratelli, cugini, fratelli, no? Più piccoli. Siamo contentissimi che di questa iniziativa, che mette insieme il metodo scout con il metodo montessoriano. Noi siamo stati sempre consapevoli di questa somiglianza, di questa, sapete, no, che c'è, penso che sia patrimonio comune il fatto che ci sia stato un intenso scambio epistolare tra la Montessori e l'IP, specialmente negli anni 30, 130, forse anche più nel periodo che si sa questo. Comunque qui abbiamo, io mi chiamo Diego, rappresentante del COS della sezione di Ancona. Lei, Mircatia, è una docente montessoriana, oltre che essere un membro della. Quindi lasciamo parlare a lei, perché lei è sicuramente più. No, allora io in realtà non avevo preparato nessun discorso, anche perché parlare davanti a questo pubblico mi mette sempre molto imbarazzo. Sì, sono un'insegnante montessoriana e questa cosa mi fa piacere vedere. Tempo fa ho avuto
sostenere un esame e durante questo esame ho studiato su un libro dove la Montessori continuamente faceva riferimento al metodo Scout e quindi mi sono sentita ovviamente orgogliosa, ma sentivo medaglia, medaglia. Effettivamente trovo continuamente dei riferimenti. Quando lavoro a scuola con i bambini mi ritrovo a ripensare a dei momenti, a delle situazioni scout. E lo stesso quando sto con gli scout mi ritrovo a ripensare a questo, lo faccio anche a scuola. Quindi sono due binari che vanno avanti in maniera parallela ed è molto bello vedere che due persone completamente diversi, che sono cresciuti in contesti assolutamente diversi, sono arrivati a, diciamo, alla stessa conclusione in qualche modo, e questo è una conferma di quello che funziona sia dall'una che dall'altra parte. E, dalla mia esperienza, io sto a scuola con i bambini delle elementari, con gli scout sto con i più grandi, quindi vedo l'inizio e la fine del percorso, è veramente molto soddisfacente anche da parte dell'adulto che si mette in servizio vedere i risultati. Grazie. Io ringrazio anche la forza giovane della GECI che è venuta numerosa, la signora Zanchetti, però non vi vedo tanto. Facciate i piedi. Sono stati qui? No, la GECI in piedi. La GECI in piedi. Non si è riuscito da solo. No, fuori sono veramente venuti a casa, quindi sono venuti. Adesso state pagati. Adesso invece Luca, ecco, lui non ti vedo più, non si capire male. Ci spiegherà il motivo di questo evento, insomma. Fai tu, Luca, si è pagato. Allora, buongiorno a tutti, come prima cosa, grazie di essere qua, grazie a Masci, grazie a quelli che non sono del Masci, sono venuti ugualmente, grazie che è venuto addirittura fuori regione, quindi grazie. E ovviamente, scusate le spalle, vi devo dare una motivazione per cui vi abbiamo fatto fare salpataccia, fare una stataccia domenica mattina. La motivazione è questa: il Masci nel 2024 festeggia i 70 anni, molti siete del Masci non lo sapete. No, mi dispiace. Durante questo anno il Masci, sia a livello comunitario, regionale e nazionale, ha messo in campo molte attività, iniziative, incontri, e in diverse parti d'Italia, è stata fatta addirittura una staffetta che è girata per l'Italia per festeggiare questi 70 anni. Lo slogan che ci siamo dati per questo 70esimo era più vita alla vita, e quindi l'attività fatta, incontri fatti, c'avevo tutto questo, diciamo, questo filo rosso che li legava. E per poi lasciare qualcosa di concreto di questi 70 anni, il MACI ha deciso di fare proprio tre cose tangibili. Fare dell'attività per la raccolta dei fondi da destinare a queste tre cose tangibili, che sono una culla da donare a Lampedusa per accogliere i neonati, una raccolta fondi per creare in Zambia una carpenteria, una falegnameria in una zona in cui è molto utilizzato la strada fluviale, quindi sono molti fiumi eccetera, quindi è molto utile avere qualcuno che crei, costruisca delle barche per utilizzare al meglio questa risorsa naturale. La terza cosa è la creazione di un bosco dedicato agli educatori, e qui siamo nel nostro contesto. Ad Argenta, il paese, sicuramente voi l'avete sentito dire, è il paese in cui ha operato per tanti anni Don Giovanni Mizzoni e dove purtroppo è stato ucciso dai nazifascisti proprio per il suo ruolo di educatore che aveva a tempo. In quel paese, quindi Argenta, pianteremo un piccolo bosco, Bosco del Masci, dedicato appunto agli educatori. È stato deciso di mettere un albero, una pianta per ogni regione, e ogni regione avrebbe dovuto suggerire un educatore che ovviamente avesse qualcosa da dire nel campo dell'educazione e avesse anche un'attinenza con lo scout. Quindi chi meglio
di Maria Montessori per le Marche poteva essere rappresentata, quindi a lei dedicheremo uno di questi alberi in questo posto. Ed è per questo che abbiamo pensato di fare una giornata di approfondimento della figura della Montessori, ovviamente in rapporto con il metodo storistico. È per questo che abbiamo Sonia, che appunto poi presenterà il suo libro, che è dedicato anche a questo argomento, e il nostro presidente Massimiliano Costa, che ringrazio sin da adesso entrambi per essere venuti, anche per questo. Non abitano dietro l'angolo, perché Massimiliano viene dalla Liguria, Sonia viene dalla Piemonte, quindi non è che sono proprio qui in zona. Volevo dire, per quanto riguarda l'insegno, noi ancora stiamo raccogliendo i fondi, quindi se qualcuno è interessato a fare qualche spiccio da mettere, abbiamo messo, non mi ricordo dove, laggiù in fondo c'è anche un raccoglitore per le palle verde. Qua ci sono i libri di Sonia, se fosse interessato. Poi l'ultima cosa, per quanto riguarda il MASCI, il 8, 9 e 10 di novembre, vi ricordo che c'è in Abruzzo uno dei campi IKEA sulla Valtaussee, sugli nuovi stili di vita. Quindi giustamente, visto che noi siamo la regione confinante con l'Abruzzo, io in qualità di segretario vi invito a pensarci di fare magari un pensiero di partecipare a questo campo. Basta, do la parola alla roccia sulla quale si è fondato questo incontro, Maurizio. Perché i campi IKEA fanno un curriculum vita, quindi si è detto, si è anticipato di che non è una persona che va nel Paolo, che sono persone fondamentalmente straordinarie e hanno lasciato un segno indelebile, perché siamo qui, parliamo di loro, quindi comunque qualcosa hanno fatto. E entrambi condividevano una visione comune, cioè vedevano nei giovani il potenziale per trasformare il futuro. E oggi mettiamo a confronto questi due metodi, sia lo statismo che il metodo della Montessoriana. Allora io stringo, perché devo dire qualcosa di più, perché siamo leggermente in ritardo, però sarò umile moderatore, quindi cioè Laura mi riprenderà sicuramente se mi allungo. Quindi sono sicuro. Adesso vi presento gli ospiti. Allora, la mia ragazza è Sonia Corruccelli, che ho conosciuto per caso, e per organizzare questo evento, diciamo che è stata una bella conoscenza. Specialmente leggere il suo libro, perché vedete, guardate, l'ho sottolineato, l'ho studiato. Allora, vediamo, leggo perché non lo ricordo qua, è laureata in filosofia. È docente di scuola primaria dal 1993, insegnante e formatrice esperta del metodo Montessori, e dal 2013 coordina la rete delle scuole montessoriane, attualmente coinvolte in numerosi progetti legati all'educazione montessoriana e interculturale. Vive a Omegna, una bellissima cittadina sul lago d'Orta, parte di Carina, e è una concittadina di Gianni Lodari. Dove noi conosciamo. Alla mia sinistra, il grande capo, Massimiliano Costa, che naturalmente non può dire che vive e nasce davvero. È laureato, non lo dico dove è laureato, però è un insegnante in pensione. È stato insegnante di religione, nonché vicepresidente dei due istituti religionesi. È una persona che sta attenta alle politiche sociali sensibili alle esigenze di cittadini meno fortunati, perché decide di affrontare un percorso anche nella politica quasi decisionale, impegnando direttamente accanto a legislature di carattere regionale. Il suo percorso scout inizia dai utenti, quindi fa tutto il percorso, la formazione, tutto l'iter formativo, diventa capo parlamentare e si mette al servizio della regione, è il responsabile regionale. Quindi non parlo, arriva a svolgere l'incarico di responsabile regionale della 10. Oggi il presidente del MASCI, al suo secondo mandato, si sta raccogliendo firme, come nel caso di De Luca e Zaghi, per legalizzare il terzo mandato. Bene, allora
la fesseria sua. No, faremo questa petizione. Questa petizione. Allora, per l'ordine di cavalleria, diciamo, cominciamo con Sonia. Allora, come funziona oggi la giornata? Io farò più o meno le stesse domande a tutti e due e loro mi dovranno rispondere, insomma, dovranno esprimere dei concetti dal loro punto di vista, sia dal punto di vista napoletano che dal punto di vista del vostro. Poi ci saranno le sorprese all'interno del diamo, quindi siamo molto attenti, però interrogo, e vediamo tutte le domande che farete. Allora, ora leggendo nel libro di Sonia, che ho proprio respirato, che ti voglio chiedere è che cos'è che ti ha attirato di Marie Montessori? Funziona. Adesso mi piace, funziona? Sì. Allora, grazie. Partiamo subito con l'autobiografia. Io ho 4 figli che fanno più curriculum di tutto quello che ha detto prima Maurizio. 4 figli che vanno dai 15 ai 10 anni, 2 gemelli. Io ho 54 anni, per cui tutto questo è successo che io ero già non più giovane, diciamo. E quando la mia seconda figlia aveva pochissimi mesi, io arrivavo da 15 anni di lavoro come formatrice, sono sempre stata maestra, come formatrice in campo interculturale. Mi sono sempre occupata di accoglienza di migranti, formazione dei mediatori culturali, formazione degli insegnanti, insomma, quel mondo lì. E da maestra però mi rendevo conto che nella scuola mancavano le domande di significato sul perché facciamo quello che facciamo. E la mamma, mentre mia seconda figlia dormiva sul divano a 3 mesi, dopo volte dormiva peraltro, e ho sentito, come dire, l'assenza forte di una risposta dentro la scuola che io conoscevo comunque, no? Appunto, che conoscevo in senso esteso, allora come formatrice in diversi contesti. L'assenza di una risposta a quella domanda, perché facciamo quello che facciamo, qual è la nostra visione di scuola, quella domanda che ci dice l'intenzionalità della nostra azione come insegnanti, no? Noi nelle nostre scuole, non so se qualcuno di voi ha partecipato a un Open Day, no? Quelli che tra poco riprenderemo a fare, no? Dicembre, novembre, cioè ci presentiamo tutto quello che è la nostra offerta. La nostra offerta come dei clienti, come in un ristorante, come in un supermercato, l'elenco di tutto ciò che mettiamo a disposizione, palestre, LIM, messe biologiche, progetti, aule di diverso tipo, laboratori, ma non diciamo mai perché, no? Non diciamo mai qual è la visione educativa, metodologica che sta dietro quello che facciamo. E quando dobbiamo fare ad esempio con le famiglie straniere, no? Questa cosa è più evidente, perché loro hanno una loro visione, magari molto diversa dalla nostra, di altri, di pulizie, sì. E allora ad un certo punto mi sono detta, beh, però forse vale la pena capire se dentro la scuola è possibile portare una visione. E Maria Montessori per me è stato questo, è stata una risposta. Personalmente ritengo che non sia l'unica risposta possibile. In questo momento per me la risposta è migliore. Arrivo a ieri in cui ho lavorato a lungo con il vicepresidente della Fondazione Dormilani e insomma è anche lì c'è tanto, no? Tanto dialogo necessario possibile. Ecco, però per me l'incontro con le Montessori è l'incontro con una buona risposta a quella domanda. Qual è la visione di vita, di bambino e quindi del mio compito dentro la scuola che faccio tutti i giorni, la possibilità di dare senso a come dispongo i banchi, a dove li metto io seduta, alle parole che uso, ai materiali che utilizzo, non casuale, non perché si è sempre fatto così, non perché tutti fanno così, ma perché scelgo
che tipo di orizzonte mettermi davanti, ecco, avevo detto un orizzonte. Le domande sono tante, non so quanto posso, io sono una chiacchierona, la filosofa, per cui... Perché ti faccio un'altra domanda? Dipende. Se lo faccio a lui. Certo. L'intervista doppia, come quelle le parole le su cui pari a uno. Come le iene, no? Non necessariamente. Come vuoi? No, andiamo avanti così. Va bene, va bene. Allora, vediamo un po'. Il microfono dice. Ah, sì, avete ragione, scusate. Sono un po' disciplinato. Nel tuo libro, adesso ti faccio questa domanda. Quali sono? Questa l'abbiamo fatta. È la prima. Ah, certo, va bene. E sto facendo il controllo della scheda. Quindi i tuoi figli ti hanno in qualche parte scritto anche questo libro? No, i miei figli l'hanno scritto inizialmente, no, però il libro è arrivato perché i quattro figli sono tutti scout, no? e quindi in realtà dico questa cosa, per me è importante, per me essere montessoriana è, lo dico sperando di non dire cose sbagliate davanti anche ai colleghi, ai colleghi e a chi qui raccoglie l'Italia Maria Montessori, ma questo territorio. Io sono una montessoriana molto laica e credo che l'eredità che ci lascia Maria Montessori è quello di fare ricerca. Prima di tutto quello di fare ricerca educativa come lei ha fatto per tutta la vita. E credo che la sua ricerca si sia fondata sul dialogo, sullo scambio con altri. Questo è quello che ha permesso a Maria Montessori di essere una grande donna di scienza. Il metodo scientifico è un metodo che per sua natura è in continuo movimento, non esiste scienza immobile. Sono due concetti contraddittori, no? La scienza e l'immobilità. Don Milani ai suoi ragazzi che gli chiedevano negli ultimi giorni di vita intorno al suo letto, no? Era malato, aveva ragione, aveva 44 anni Don Milani quando è morto, e chiedeva al priore: come possiamo fare scuola che tu l'hai fatta con noi? Diccelo, no? Perché noi vorremmo andare avanti così. E lui rispondeva: fate scuola, se la farete, perché molti altri hanno fatto altro, ma sono diventati insegnanti, come ve lo suggeriranno i tempi, no? In cui vivrete. E poi c'è questa frase che io sento molto su di me da montessoriana, che è: non c'è peggior infedeltà che essere fedele a un morto. E aggiungo soprattutto laddove il morto è stato un grande innovatore, un grande esploratore, da un termine statistico, un grande rivoluzionario, una persona capace di guardare oltre il presente, ecco. Quindi per me quello che sento come compito da Montessori è quello di far camminare sulle mie gambe quella ricerca di Maria Montessori attraverso un dialogo con tutti coloro che Maria Montessori non ha potuto incontrare, perché nel 1952 82 è mancata, no? E quindi è morta con ancora un'idea nuova di un libro da scrivere, di cui parlava il suo editore, dicevo delle idee nuove che noi non abbiamo mai letto, aveva scritto anche un libro lì. E io credo che questo, no, sia, no, un po' lo sconfitto, e per cui quel dialogo lì deve tornare sulle nostre gambe, secondo me, da montessoriani che nella misura in cui conoscono bene il metodo possono scoprire le molte fraternità pedagogiche che uniscono la visione di Maria Montessori con quella di altri grandi maestri, Dominante, Tomas Fornari e altri, e altri grandi educatori che hanno fatto, che hanno guardato i ragazzi con uno sguardo che inevitabilmente, se è uno sguardo limpido, se è uno sguardo non pregiudiziale, porta a conclusioni simili. Per forza, visto che Maria Montessori ha semplicemente guardato i bambini, ma non è stata l'unica a farlo.
non possiamo pensare che lei sia l'unica a farlo, l'unica a farlo in modo giusto. E lei stessa ce lo testimone, noi non avremmo la gran parte di ciò che abbiamo costruito, ci ha lasciato se lei non avesse preso spunto anche da altri. E questo è quello che dobbiamo continuare a fare. In più, nel 1907 BP inaugurava l'esposizione del primo campo scout a Ramsey, con Maria Montessori, nello stesso anno, arriva a Roma in via dei Marsi, la sua prima casa dei bambini, con un discorso inaugurale che assomiglia moltissimo a cose che BP diceva in quegli stessi anni. E quindi il motivo per cui ho scritto questo libro è perché vorrei che questa immagine, questa fotografia che è davanti ai miei occhi in questo momento, cioè quella di questi due mondi che si parlano. C'è un attimo, io non ho problemi. Che piacere. Potevi anche mettere un micro. Dobbiamo fare il tasto magico. Questo è il colore martigiano. Sì. Niente. Che ah, caspita, no, allora ci fermiamo e, il mio piccolo sogno è che scautismo e mondo contestoriale si parlino più spesso e, perché loro si sono parlati, si sono scritti, si sono citati reciprocamente molto spesso, magari se vi leggerò qualche passaggio in cui Maria Montessori quando parla in particolare dell'adolescenza, diciamo, dell'infanzia dell'adolescenza, immagino fosse il testo che ti riferisci, un testo meraviglioso in cui lei continuamente dice facciamo come fanno gli scout, facciamo, seguiamo loro, facciamoci spiegare da loro come si fa, no? Ad uscire dall'aula perché ad un certo punto i bambini in aula non ci devono più stare, no? Non è più il loro ambiente, non è più l'ambiente, non è più lo spazio adatto per il loro apprendimento, tanto quanto cura i dettagli dei luoghi di apprendimento, delle scuole, delle aule, per i primi anni, no, quello che è un piano di sviluppo da parte del secondo, ad un certo punto ce l'aula non basta più, ma non so dirvi come fare, guardiamo gli scout, no? E quindi credo che questo dialogo non sia soltanto così romanticamente per me, per la mia vita di mamma montessoriana, ragazza montessoriana, mamma di scout, eccetera, sia assolutamente come dire, sia proprio della mente io, no? Ma credo che sia una delle verità che loro ci lasciano, no? E che noi dobbiamo tentare di mettere in campo, perché l'educazione formale e non formale, l'educazione formale è la scuola, l'educazione non formale è l'associazionismo, lo sport, eccetera, eccetera. Sono indispensabili entrambi per formare, no, le persone che siamo e i bambini che diventeranno gli adulti di domani. Senza dialogo, senza una permeabilità forte tra educazione formale e non formale, noi facciamo solo un pezzo di strada nella formazione della persona e addirittura rischiamo di metterle in contraddizione. Ci sono bambini che smettono di frequentare lo scoutismo perché hanno troppi compiti. I ragazzi, forse, quando arrivano a una certa età, è incredibile, no? E vorrei che il scoutismo scuola tantissimo. E però forse alcuni spunti di Maria Montessori forse possono anche far crescere la riflessione educativa all'interno delle comunità capi. Questo penso di sì. Beh, le comunità capi vivono, pullano gli scavi, i capi. Stavo documentando. Allora, senti una cosa, ti volevo chiedere se, secondo te, parallelamente con la connessione che c'è tra Montessori e Baden-Powell, c'è qualcosa in particolare che ti ha affascinato, cioè trovare i punti in comune che ti hanno affascinato di più. Perché la maggior parte delle domande che ti volevo fare le stai tutte quante esaurendo, quindi sì, lo sapevo che parlavo, ma se fosse così bravo e, cioè, no, se lo sapevo facevo meno nottate per scrivere le domande, però sono contento di tornare in sacco di lavoro pagato per poco.
chiama Cartier, tranquillo. Nello scrivere questo libro mi sono messa davanti, no, ai testi di Maria Montessori, a quello che di lei so, e ai testi di Bibi. E come mi è capitato per un altro libro più trasversale, si chiama Montessori Incontro, ci sono 10 incontri diversi addirittura, no, tra Montessori e altri fratelli pedagogici. Mi capita spesso che leggendo, ho davanti, sono sul tavolo dove scrivo, ho davanti questi libri, ma intanto devo girare la copertina, perché non sono certa di star, cioè, di chi abbia scritto quella cosa lì, no? Cioè se io adesso mi mettessi qui davanti dei fogliettini piegati senza l'autore, con le citazioni degli uni e dell'una e dell'altra, e gli chiedessi di attribuire quella frase all'uno all'altro, non sarebbe così facile. Facciamo un bel gioco. Anzi, vi metto qui bigliettini di diversi grandi maestri e maestre e proviamo a indovinare chi l'ha scritto. Vedrete che non è così scontato l'attribuzione, per il motivo che dicevo prima, no? Perché chi guarda e guarda bene, vede quello che ci va a dire. E arriva facilmente a risposte analoghe, insomma. Però appunto quando scrivo questo libro sentivo il bisogno, no, di trovare le parole maestre, no, che permettessero questo dialogo tra Bibbia e Montessori. E le parole maestre sono espressioni scarpe, almeno così mi dicono i miei figli, insomma, dei Lupetti, esattamente. E quindi mi piaceva questa espressione. Quali sono, no, quindi proprio le cerniere visibili, evidenti, no, che vengono a galla leggendo l'una e l'altra e frequentando, no, poi anche oggi appunto questa evoluzione che in ogni caso le due esperienze hanno avuto, i due sguardi hanno avuto, no? E per me non esiste Montessori, ma credo che non esista neanche scautismo senza l'idea dell'autoeducazione. La frase più nota, abusata, la troveremo anche sui biscotti tra poco, no, di Maria Montessori, e aiutami a fare da solo, però ci siamo stupiti sentire. E però, detta e ascoltata bene, è importante, richiama molto l'idea del impara a guidare da te la tua canoa. E questa idea di essere noi come adulti responsabili della costruzione di opportunità per un percorso di crescita che è in realtà un percorso di autoeducazione. Ma il contesto è la tutta tra la lunga infanzia umana, quindi l'autoeducazione ci riguarda ancora oggi, e anche la nostra storia non finisce con i 24 anni del termine del quarto piano di sviluppo, no, come lo configurano i professori, ma in realtà questa lunga infanzia umana riguarda tutta la nostra vita. Però, e quindi l'autoeducazione riguarda tutta la nostra vita. E io uso spesso con i miei bambini nelle formazioni, perché da tanti anni ormai mi occupo troppo anche di formazione, tantissimo, scrivere, parlare, insomma, non so fare solo quello, so dare solo le parole. E uso più spesso queste immagini, no? Quella di ciascuno di noi, e i bambini in particolare, i bambini e le bambine, come dei muratori che devono costruire se stessi, il loro sapere, no? Come una casa. E il nostro compito di adulti come coloro che allestiscono per loro un cantiere. Il mio compito da maestra, ma quello anche il compito del capo scout, è quello di preparare gli attrezzi, le occasioni, i luoghi, gli spunti, le opportunità, il cantiere, no? Che poi è un cantiere aperto, chiuso, visibile, invisibile, no? Ma il cantiere dove trovare i mattoni, la calce, la cassola, il cemento, tutti gli attrezzi che permettono la costruzione di una persona e delle sue conoscenze. E quella casa lì, nessun altro può costruirla se non la persona stessa. Io non posso costruire la loro casa, la
casa dei miei bambini e dei miei ragazzi, no? E dico sempre loro, faccio già fatica con la manutenzione della mia, insomma, molta fatica per la verità, no? E io posso soltanto fare questa operazione appunto di anche al limite mostrare come si fa sulla calce, no? Ma dopo che se loro non prendono in mano i mattoni e non li assemblano, no? Uno sopra l'altro e non hanno la motivazione di rimanere monti soli, no? Anche per fare quella casa da casa straordinaria. Ecco, questo io questo è veramente il loro compito, no? Ed è il compito con cui ciascuno di noi nasce, no? E che ci viene ricordato laddove riconosciamo e permettiamo, ecco, a ciascuna persona di essere padrone di se stesso, diceva Maria Montessori, no? Che è la più grande forma di libertà e disciplina insieme, che sono altri due termini, secondo me, che legano molto questi due grandi maestri, maestri di vita, no? Davvero, maestri di scuola. E l'autoeducazione, per cui la mia casa, la mia canoa, no? Sono nelle mie mani, nella mia responsabilità, ma attraverso una consapevolezza di libera disciplina, di consapevole disciplina che sta insieme alla responsabilità nei confronti di me stesso, nei confronti degli altri, nei confronti del contesto in cui vivo, dell'ambiente, no? Per cui no, entrambi, no, questo, no, questo senso di chiamare l'educazione cosmica, no? L'educazione cosmica che non ha a che fare con l'astrologia o qualcosa di questo genere, no? Ma che è la comprensione profonda che tutto è connesso, no? Che tutti i nostri saperi sono connessi, ma anche tutto ciò che esiste al mondo è connesso al suo interno e quindi ci chiede la responsabilità di essere parte di quella connessione, no? E questa cosa qui per qualunque scout è chiarissima, no? Nel mandato educativo, no? Di qualunque patto associativo, di qualunque associazione scoutistica, forse ovunque nel mondo, ecco. E quindi l'autoeducazione è sicuramente la disciplina e la libertà e la comunità intorno, no? Una comunità che educa e questo è, come dire, il senso, no, di un lavoro nelle nostre scuole, professori, dove cerchiamo di costruire un modo diverso di lavorare anche all'interno dei nostri team, dove non esiste una suddivisione, non dovrebbe esistere una suddivisione tra discipline, materie, eccetera, e in questa comunità che fa squadra. Ecco, ieri i miei bambini hanno vissuto, bambini e ragazzi, no? I giorni passaggi, e i capi sono passati da una branca all'altra, no? Per un avvicendamento a volte necessario, a volte utile, e la comunità, la vedi, quando noi facciamo gli open day, noi ci presentiamo tutti insieme. Chi prenderà la prima l'anno prossimo? Non importa, qualcuno di noi, ma no, non farà differenza. Anche gli altri musicali. Penso che questo convegno lo dobbiamo dividere in tre convegni. Sto cercando anche di fare sintesi. No, mi sto impegnando a essere sintetico. No, perché mi deludi proprio senso. Allora, erano le sette, una calda sera d'estate. Sulle corrispondenze di Sioni, Babbo Lupo si sveglia dal riposo pomeridiano, immaginatelo, sbadiglia, si stira. E all'inizio di Arrivo della Giungla. Arrivo della Giungla è la storia di un cucciolo d'uomo che incontra dei personaggi, dei tipi morali, e incontrerà tante che diranno tante. Tante informazioni e quelle che dicevi tu, le famose le parole maestre, bravo, sono io mio. Le parole maestre, sì, c'ho anche una certa età, abbiamo parlato di autoeducazione, che non è l'educazione a quattro ruote, e dalla parte di Montessori adesso vediamo cosa lo scautismo dice dell'autoeducazione. Tanto grazie a Sonia di essere qui, sono stato con interesse a quello che ci dice in modo sentito.
sintetico che viene fatto a conti tra lo scautismo e la Montessori, quindi è molto bello questo, grazie a voi Montescalzi che avete invitato un'altra volta, e quindi sono contento di essere di nuovo qui nelle Marche. Io provo a raccontare qualche cosa, ma faccio anche qualche ponte, diciamo così, un po' più sullo scautismo adulto, non perché ritenga o perché la Montessori si sia posta a questo tema, ma perché non sa, diciamo così, che tranne qualche nicchia qua e là che fa l'insegnante o che fa il giovane capo, abbiamo tutta una certa età. E allora quindi penso che abbiamo interesse sui nostri nipoti, sui nostri figli, sui giovani, ma è bene anche che guardiamo qualche cosa in relazione a noi. E quando Sonia ha iniziato a chiacchierare, ha detto una frase importante, che noi ci stiamo ripetendo da tanto tempo nel Masci, no? Non dobbiamo fare una cosa perché l'abbiamo sempre fatta. Questo è il dramma di qualsiasi associazione di tipo educativo, e quindi anche il Masci, perché sembra strano, ma il Masci è un'associazione educativa per adulti, di educazione permanente. Sono usate termini di educazione formale, quella che arriva dalle istituzioni, della scuola, dell'educazione non formale, quella che arriva dall'associazione dei movimenti, e c'è un ramo di educazione informale anche, no? quella occasionale, che ci diciamo, no? Quella che viviamo in comunità, viviamo in esperienza. L'altro ieri è morto il mio capo Sestigna, io l'ho detto nei fratelli dei Ligi, e lui era il mio capo scolare, ero suo vice, poi sono passato di Rebato, nelle Aquile, lui era il mio capo scolare delle Aquile, ero suo vice, poi quando sono entrato nel Masci, lui era il mio magister, ed è morto 3 giorni fa di un tumore alla testa, no? E sua moglie, una cara amica, che siamo cresciuti insieme, ha raccontato la vita di lei e di Roberto in chiesa, ed è stato un momento di educazione informale, fortissimo. Dici, qualcuno gli arriva a piangere, ma eravamo sereni, perché ha concretizzato un'esperienza di vita drammatica, trasformandola in un momento, eravamo alla messa, tutto quello che volete, ma in un momento di crescita comunitaria, la Chiesa Straconda, no? Perché era un ragazzo importante. Questo per dirvi come a qualsiasi età, si cresce sempre, quindi anche noi nel Masci. Allora, il tema dell'autoeducazione che mi domandava Maurizio è un tema importante, però dico 2 premesse, poi ci arrivo sull'autoeducazione. Baden Powell non era un pedagogo, non aveva fatto scienze dell'educazione, non aveva fatto studi classici, era un militare. Lui, parlando dello scautismo, voi ce l'avete presente quel disegnino fatto da lui, che c'è l'alchimista con geometra, con quadri, e dice lo scautismo non è una scienza. Perché in effetti Scouting for Boys, quando nasce nel 2007, dopo l'esperienza di Bouncy nel 1907, nascono 6 volumetti, era appuntato su una rivista, su un giornale. E lui raccontava un'esperienza. Quindi lo scautismo nasce come racconto di un'esperienza. L'idea di Baden-Powell, questo lo dico, no? Lo sapete tutti, no? Però l'idea dell'isola, del campo sull'isola di Bouncy, nasce dalla sua esperienza di difensore di Mafeking. Per cui nel 1905 era stato nominato baronetto di Sua Maestà, l'eroe d'Inghilterra, tutto quello che volete, no? Quindi il tema dell'esperienza è fondante nello scautismo di BP. Poi Baden Powell si è scritto qualche libro, la maggior parte dei libri ha scritto subito, perché gli veniva chiesto. Cioè lo scautismo nasce sostanzialmente, si sviluppa dalle persone che le mettevano in pratica. Dopo un anno che c'erano gli scout in Inghilterra, vede delle guide, delle ragazze femmine con fazzoletto a collo, e lui dice: quali siete? E noi siamo le vere scout. Gli rispondono: ma come? Io non ho mai pensato. Cioè, la vita normale precedeva
la sistematizzazione teorica. E guardate, questo aspetto è importante in tutto lo scoutismo, compreso nel nostro scoutismo, da adulti, da giovani, scoutismo italiano. Cioè, quando Baden Powell incontra Mario Mazza, cito Mario Mazza che siamo del MASCI, il nostro fondatore, quindi tutti noi sappiamo un po' chi è, poi dico anche una cosa in più su Mario Mazza. Incontra Mario Mazza a Gempoli di Copenaghen nel 25, gli dice: voi italiani, siamo nel 1925, voi italiani avete interpretato lo scoutismo e realizzato lo scoutismo meglio di come io l'avevo pensato. Mario Mazza ci rimane, no? Mario Mazza è un maestro. Nel 1905, prima della Montessori, prima di Baden Powell, prima di tutto, aveva avuto l'avvio di giovane maestro, più che ventenne, con tre suoi amici universitari, di mandare una lettera al Presidente del Consiglio, a tutti i luoghi di cultura italiani, abbiamo le risposte di amici, le risposte di tanti uomini di cultura, una lettera dove lui diceva: noi dobbiamo fondare la Juventus Iuvat, è un'associazione a carattere nazionale per cambiare la scuola, perché la scuola di oggi, 1905, non aiuta i ragazzi a realizzare se stessi. La scuola di oggi non aiuta a essere pratica nella realtà, la scuola di oggi non è nemmeno scientifica, non è nemmeno, non istruisce nemmeno, è distante dalla realtà. Ci sono dei professori che parlano, pensano di mettere il dito alla testa delle persone, qualche cosa, ma non aiuta a realizzare gli studenti. Dobbiamo organizzare un'attività diversa alla scuola di oggi, dobbiamo portare i bambini fuori dalla scuola. Lui aveva fatto qualche anno prima il suo primo stipendio, ha citato a San Nicolosio un oratorio, aveva preso i ragazzi di strada e li aveva divisi in gruppetti di 5 persone. Li aveva chiamati gioiosi, perché quella era la casa della gioia, siamo nel 1903. E li avevo portati a fare attività sulle barche rotte del porto di Genova o nei prati sulle righe, cioè attività della natura fuori, eccetera, eccetera. Adesso non voglio parlare di Mario Mazza, ma per dire che in questo inizio del secolo i fermenti pedagogici per cambiare la scuola di allora erano forti, ma questa permanenza di cambiare la scuola, io sono insegnante, no? Ho fatto matematica, ho insegnato ai giovani per tanti anni, poi ho avuto 15 anni, le mie tre vite, ho avuto 15 anni di sospensione dalla scuola perché ho fatto un impegno civico, il consigliere regionale della regione Liguria, il vicepresidente della giunta, che mi occupavo di scuola, di sociale, tante altre cose, poi sono tornato nel 2010 a scuola, ho fatto anche questi negli ultimi anni mi sono occupato di adulti, del MASCI, perché mi sono trovato, voi lo sapete, non era nel mio progetto di vita questo, poi uno è chiamato a fare quello che è chiamato a fare, e quindi la scuola ce l'ho qua dentro. In questo momento sono in pensione da due anni, ma sono commissario di due scuole, perché hanno unificato le scuole, che sapete quando le scuole si unificano, decadono tutti gli organi collegiali, perché si nominano i nuovi organi collegiali, c'è un commissario esterno, quindi sono commissario di due scuole in questo momento, quindi sono sempre dentro la scuola. Ma il tema è che la scuola non risponde alla necessità del giovane, del tempo che ci è dato di vivere, del momento, e che la scuola rischia di essere distante dalla società, e che la scuola rischia di non aiutare una crescita vera e completa, è un tema che purtroppo, dico io, in Italia ci sta portando avanti da più di un secolo a questa parte. Cioè, se voi leggeste, non c'è tempo, quindi non ve lo leggo, quello che scriveva Mario Mazza con la lettera agli uomini di cultura italiani per convincerli a fare questa associazione, la leggessimo oggi, dici: ma questa è scritta tu l'altro ieri, perché il tema della difficoltà della scuola è quello. Allora, il tema dell'autoeducazione che mi poneva Maurizio è un tema importante, però stiamo attenti, è importantissimo sul discorso del metodo di Larry, dello scoutismo, è più importante ancora per gli adulti, perché nell'educazione dello scoutismo giovanile comunque il rapporto capo-ragazzo, educatore-educando, è fondativo. Non ci può essere educazione se non c'è un rapporto tra i due.
una relazione umana tra i due. E nei giovani questo è essenziale. Poi, quello che diceva Sonia, quale deve essere l'atteggiamento del capo, quale deve essere l'atteggiamento dell'educatore, quale deve essere l'atteggiamento del maestro, è tutto da disegnare e quindi dobbiamo prendere veramente tutte le esperienze positive che ci arrivano. Però questa relazione è fondante, no? Quindi il tema dell'autoeducazione nello scoutismo giovanile lo trasformo più sul quello che lui chiamava learning by doing, imparare facendo. Ok, cioè diventa essenziale il cammino nei giovani, è una progressione, la chiamiamo noi socializzata. Cosa vuol dire? Che uno non cresce da solo, ma cresce in relazione agli altri. Il capo squadriglia alla faccia se fa, tra virgolette, l'educatore con il novizio. Nel senso che è importante la verticalità nella squadriglia, nella sestiglia, nelle comunità di clan, nelle compagnie e così via. No? Cioè, il tema della relazione con gli altri e dell'imparare facendo è quello che si trasforma in autoeducazione nelle branche giovanili, ma è mediato dal capo, dall'educatore. L'educatore ha quello che Sonia diceva prima, diceva un maestro deve sapere quello che fa, ma un educatore, quella che si chiama intenzionalità educativa, cioè non faccio quello perché ho sempre fatto quello, ma faccio quello perché c'è un motivo, anche per il maschio è questo, eh? Perché portiamo la divisa, l'uniforme, meglio? Ha senso o non ha senso? Adesso dico così. A volte iniziamo le nostre attività facendo l'altra bandiera. Ha senso? Se ha senso lo faccio, se non ha senso non lo faccio. Non perché l'abbiamo sempre. L'altro giorno ero a Trapani. Abbiamo fatto domenica scorsa, no, una settimana, abbiamo fatto un incontro con. Era 150. 50, 70 adulti scout, altri 70 ex scout. Si è iniziato con la zavadiera e il canto del libro. Io poi dopo mi sono fermato e ho detto, ragazzi, perché l'abbiamo fatto? Giro. Ma sei contrario? Ma non sono contrario per sé. Ma perché l'abbiamo fatto? Che senso ha? Allora tutto deve avere un'intenzionalità educativa. E questo è il ruolo del capo dell'adulto. L'autoeducazione, io ho dato solo 20 secondi in noi adulti. Ma l'autoeducazione a maggior ragione diventa la forma di educazione permanente per l'adulto. Nessuno di noi è mai arrivato, tanto meno un insegnante. Io ho parlato dei miei studenti fino all'ultimo giorno di scuola. E noi nel MASCI abbiamo la pretesa di fare l'autoeducazione come modo di crescita permanente per tutta la nostra vita. E allora è la comunità che diventa, che non si sostituisce al capo, ma che diventa quel luogo dove la relazione tra le persone dà senso a quello che faccio io nella mia vita, dà significato alle mie esperienze, dà senso al fatto perché muore il marito e muore la moglie, perché uno vive un momento di gioia perché nascono i nipoti, dà senso a queste cose. E questa è l'autoeducazione. Cioè il dare senso e significato, che vuol dire non solo dare una direzione, ma dare una motivazione, capire il perché delle esperienze di vita, questa è la situazione e dobbiamo fare anche con i ragazzi questa cosa. E la cosa bella, finisco, che nello scoutismo uno dice il percorso scout finisce con la partenza, no? Guardate, è interessante questo, nello scoutismo è l'unico movimento giovanile dove tu finisci, diciamo così, il tuo aspetto pedagogico dicendo vai nel mondo, cioè tu li molli. Non hai l'obiettivo di trattenerli perché ti servono come chiappe. La partenza è un nuovo inizio, la vita adulta. Durante lo scoutismo tu vivi nella metafora del libro della giungla, della vita di famiglia, del clan, quindi vivi in un'ambientazione di singoli semi, tra virgolette, un po' più protetto. Poi c'è la vita vera e la partenza è un nuovo inizio. E siamo l'unico movimento, tra virgolette, educativo che non ha come finalità quello di trattenere le persone per poi poterle riciclare, tra virgolette, con voli diversi all'interno della situazione, ma dici vai nel mondo, perché l'orizzonte di DP qual era? Aiutare la ragazza a diventare buon cittadino, il
civismo in questo senso qua, buon cittadino, e quindi il buon cittadino è colui che vive nella realtà, e noi adulti dobbiamo vivere nella realtà, da buoni cittadini, nel tempo che ci è dato di vivere. Questo è il tema forte dello scottismo, quindi essere persone che vivono il loro tempo in maniera positiva. Ecco, ci sarebbe tante altre cose da dire. C'è qualche rischio? E se sì, ci sono delle controindicazioni, dei bilanciamenti a tutte e due le cose? Parto un dito. Ma secondo me bisogna un po' intendersi sul termine autoeducazione, perché non ha in sé, non porta nulla di individualistico, nel senso che non esiste autoeducazione al di fuori della relazione tra pari e della relazione dell'ambito in cui questo avviene, quindi anche con i ruoli e le responsabilità e tra adulti e ragazzi. Leggo due passaggi su questo. Maria Montessori scriveva: l'adulto deve dare e fare quel tanto che è necessario affinché il bambino possa utilmente agire da solo. Utilmente, con uno scopo. Anche il bambino deve sapere perché fa quello che fa, anche il bambino deve agire con intenzionalità. E questa riflessione continua che poniamo al bambino, lasciandolo libero di scegliere, in ambito montessoriano, è la via, no, della consapevolezza, della capacità di scelta che si esercita quando si è molto piccoli, insomma, e che poi diventa la grande risorsa della vita adulta, saper scegliere, no? Saper scegliere utilmente, saper agire utilmente, con uno scopo, con un orizzonte, no? Quindi possa utilmente agire da solo. Se l'adulto fa meno del necessario, quindi non crea le condizioni, il bambino non può agire utilmente. Se io non costruisco nella mia responsabilità adulta un contesto che favorisce l'autoeducazione, in realtà l'autoeducazione non avviene. Quindi è per quello che il bambino dice, mi chiede aiutami, aiutami, tu hai bisogno di te per fare da solo. Se tu non ci sei, io non posso far da solo, perché tu non mi crei le condizioni perché il mio agire sia finalizzato, sia utile. Se l'adulto però fa più del necessario, questo va bene, vale per tutti, anche come genitori, anche genitori ovviamente allarghiamo un cerchio, si impone o si sostituisce al bambino, allora spegne i suoi impulsi attivi, no? Questo succede, no? Per cui in realtà il ruolo dell'adulto per favorire l'autoeducazione è un ruolo che si colloca su una linea immaginaria invisibile che non sta mai ferma nemmeno quella linea lì, no? Per cui sto facendo di più, di meno affinché possa accadere un processo di costruzione in cui io ho un ruolo indispensabile in realtà, no? E così come la relazione tra pari. E scrive di più. E qui dunque lo scopo più importante della formazione scout: educare, non istruire, si badi bene, ma educare. Cioè spingere il ragazzo ad apprendere da sé, di sua spontanea volontà, ciò che gli serve per formarsi una sua propria personalità. Ci sono anche molti altri passaggi di questo tipo, no? Però io, ecco, non vedo contraddizioni, non vedo rischi, non vedo rischi in questo, nel senso che credo che sia l'unico modo possibile per essere effettivamente persone, no? Essere effettivamente persone attraverso lo sguardo dell'altro che ci affida il compito appunto della costruzione di noi stessi. E il più grande segno di successo per un insegnante, quello di Montessori lo sta pensando bene, è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi. Ma questo è possibile soltanto nel momento in cui io creo le condizioni per, e questo è il motivo, e
questo forse è l'unico punto di cui ogni tanto discuto con i capi scout della nostra comunità capi. Ad esempio il meccanismo dei rinforzi, premi, punizioni, eccetera, per noi, diciamo, professori, è proprio un meccanismo inesistente, no? Io ogni tanto quando ci sono chi ha vinto il campo, punteggi su chi ha vinto il campo, o insomma una serie di meccanismi di rinforzo, perché sono obiettivamente rinforzi, li sento un po', che BP arriva da un mondo diverso, e che anche il mondo militare, insomma, su buona caccia e tappo le orecchie, e insomma, e quindi ci sono sicuramente delle cose che hanno una storia alle spalle e una loro ragione, no? Su questo io credo che un processo vero e profondo di autoeducazione si debba fondare su una capacità autoregolativa ed autocorrettiva, che per noi nel Montessori è forte, è una parola chiave. Questo autos all'inizio vuol dire da se stessi, no? Per noi l'autoeducazione è, come dire, la madre poi dei meccanismi di autocorrezione, per cui non incorreggiamo gli errori ai bambini, no? I materiali che loro utilizzano segnalano l'errore direttamente al bambino, si parlano tra di loro, insomma, in qualche modo, così non posso dire altro. E c'è l'autoregolazione, e c'è tutto un meccanismo, no? In cui la stessa autonomia, grande parola da entrambe le parti, l'autonomia, ma autonomia dal punto di vista etimologico non vuol dire faccio quello che mi pare. Autos è da me stesso, e nomos è legge, regola. Cioè io so seguire delle regole di cui riconosco da me il significato e il valore. Non perché mi vengono poste dall'esterno, altrimenti prendo una multa. Perché le multe di qualunque tipo, come tutti i rinforzi, ripeto, premi, punizioni, servono laddove non c'è una capacità regolativa interna. Questo è evidente, no? E questo è un fallimento educativo, no? Se la regolazione deve arrivare dall'esterno, la vera autonomia che non ha controindicazione, appunto, è il suo significato, effetto profondo del termine, cioè la capacità di capire il senso, del leggere la naturale limitatezza della vita. La vita, cioè la professori, ha in sé dei limiti, no? E con questi limiti, se io mi so confrontare, ma incontrandoli direttamente, non che qualcun altro me li mette, no? Perché mi toglie il cellulare, mi toglie i soldi per comprarmi quello che desidero, no? O il videogioco che non so come si chiama, Joseph, capisci, la filosofa subito, la francescana. E quindi c'è tutto questo, c'è proprio questo tema di questa grande fiducia, no? Che per me è importante, ma non soltanto nei bambini, no, ma davvero in ciascuno di noi, di poter essere appunto i costruttori della mia persona. Tu hai anticipato? No, sì, era tu l'input, giusto. Riprendo due cose che ha detto Sonia. Tanto l'atteggiamento dell'adulto verso il bambino deve essere, ricordate una delle frasi tipiche di BP, ask it for you, ascolta ragazzo, cioè vuol dire osserva, tipico questo, no? Cioè se tu osservi capisci, che non vuol dire se hai problema di mano a vedere, no? Però osserva, ascolta ragazzo, le cose che devi fare ti arrivano da lui, ok? E poi il tema dell'autonomia, ha già risposto Sonia, e ve lo contorno, lo ribadisco solo, ve lo contorno bene, il tema dell'autoeducazione. Dico autonomia perché l'autoeducazione nel ragazzo, ma anche non per noi adulti, è dentro una cornice, che è quella della legge. Legge promessa, che si tengono insieme. E da noi la legge scout è una legge positiva, non è una legge moralista, di divieto. Lo scout era lui da solo, sono leali, sono amici, amano, cioè è una legge che invita. Quindi la cornice di riferimento dell'autonomia, di quello che diceva Sonia, è una legge positiva,
non fate dei divieti. Con questo non vuol dire che non si deve, che fa tutto bene mandare alla chiesa, ma nel contesto di quella che io in maniera sintetica avevo detto prima, la progressione socializzata, cioè il ragazzo cresce in relazione con gli altri, il gruppo dei pari, che poi nello statuto non è mai il gruppo dei pari, perché è sempre verticale il gruppo. Questa è una caratteristica che differenzia il metodo educativo dello statuto dalla scuola, per esempio. La scuola sono gruppi di pari, tutte le classi sono pari. Tranne che idealmente nelle scuole Montessori, dove idealmente, però poi... No, ve lo so dire perché è interessante, perché anche la Montessori aveva sì. E aveva pensato esattamente, come di qui, che in realtà funziona la relazione tra pari laddove è possibile anche uno scambio in un gruppo eterogeneo per le classi. Quello è importante, cioè la verticalità delle sestiglie, delle squadriglie, della comunità, delle compagnie, eccetera. È importante perché aiuta la crescita dei ragazzi, il confronto non è solo orizzontale, diciamo, e il capo ha scritto voi. Quindi, però, nel contesto, nella cornice di una legge, tu prometti di fare del tuo meglio per compiere il tuo dovere verso Dio, verso il nostro paese, quindi buoni cittadini, e per osservare la legge scala. Poi c'è l'altro pezzo, che è importantissimo, soprattutto per noi adulti, no? Per basare le circostanze, che vuol dire la testimonianza del servizio, che si fa servizio, che tu impari con la buona azione probabilmente, ma poi quando sei adulto diventa uno status, un modello, un modo spente, diventi, cioè il modo di vivere, l'atteggiamento del servizio, l'atteggiamento dell'attenzione a quello che ti sta intorno, no? Questo è importante, no? Nella crescita dei ragazzi, ma ancora più importante per noi adulti, no? Cioè essere testimoni di qualche cosa. Allora, l'autoeducazione funziona se è stato in questa cornice, una cornice di legge che non è di divieto ma è di promozione, in una relazione tra ragazzi, ma con un capo che ascolta, asco per voi, ok? E stato in quello. E in una prospettiva, che la prospettiva è quella di essere buoni cittadini. Cioè, guardate che il PPI dà una prospettiva importante, si rendeva conto, siamo alle inizi del secolo, no? Di quello che era la gioventù, di quello che era, ma ancora oggi, no? La prospettiva dei giovani, io ripeto, sono a scuola, ho fatto 40 anni di scuola, voglio dire, qual è la prospettiva della crescita dei ragazzi, che prospettiva gli dà? E questa la prospettiva dello scoltismo è una prospettiva importante. Allora, in questo contesto l'autoeducazione anche con i ragazzi è un elemento forte. Diceva Sonia, provocava giustamente sul discorso delle prede o dei premi, eccetera, eccetera. Vi racconto un'esperienza solo che feci io un po' di anni fa in un campo di reparto. Io ho fatto per tanti anni campo di reparto. E mi incuriosiva questo discorso qua, dico, se tu fai la partita del pala scalato, di calcio, quello che vuoi, c'è una spalla che vince, una spalla che perde, è difficile, no? Non fare gol, eccetera. Però su certe cose, il premiale, il più veloce, il più forte, no? Sul percorso Ebert, che è tipico, no? Poi i maschi, figuriamoci, no? Ci eravamo inventati questo. Il secondo giorno di campo, tanto il percorso Ebert lo facevamo di squadriglie non singolo, quindi di gruppo, quindi ci salutate. Seconda cosa, secondo giorno di campo si montava il percorso e si faceva il percorso Ebert. Si pigliava i tempi, tutto quello che vuoi. Per l'ultimo giorno di campo si faceva il percorso Ebert, premiavi chi aveva migliorato di più. Cioè, non premiavi il primo in assoluto, ma premiavi l'impegno, il miglioramento. E così l'abbiamo messo in tante altre cose, no? Questa cosa qua. Vi ripeto che eravamo titubanti, no? se poteva funzionare o meno, no? Perché quando, prima di farlo, mezzo secondo però, perché mi ricordo, abbiamo parlato con i capi squadriglia, cosa ne pensate? Ed ero sostanzialmente contrario, perché i ragazzi volevano, chi è bravo è bravo, cioè con poca miseria, insomma non si scherza su queste cose, no? Però poi, sul discorso del miglioramento, alla fine si sono entusiasmati perché hanno visto che tutti collaboravano e era premiato lo sforzo. E questo è importante.
E l'ultima cosa sulla telepatia, mi sono dimenticato di dirlo prima, è la fiducia che tu dai. Il famoso 5% di bimbi è la fiducia che tu dai. Io questo ce l'ho fatta l'ultimo anno di capo reparto, quando ho preso i quattro cucinieri, insomma quelli che si occupavano della cucina nella squadriglia, gli ho dato, non mi ricordo più, erano 800.000 lire, perché eravamo ancora con le lire, e gli ho tornato a fare la spesa per il campo. Ma come, Massimiliano? Sì. Voi avete fatto il menù, la fiducia. E capi squadriglia che dicevano, ma e se poi mi sbaglio, non mangeremo male. Però la fiducia è la fiducia. Quando tu al logista gli dici, guarda gli orari del treno, e lui ti dice alle 6, e se tu gli dici, no, guarda che hai sbagliato l'orario male perché il treno c'è alle 5, tu dimostri che non hai avuto fiducia a lui, perché comunque sei andato a vedere. Tu vai alle 6 e il treno c'è alle 5, ci rimettiamo tutti, ma la volta dopo non sbaglio più. Cioè, la fiducia deve essere vera, non è mascherata, non è una finta. Allora, il 5% con cui tu credi che ci sia del buono davvero, in ogni ragazzo, questo vale anche a scuola, soprattutto vale a scuola, questo 5%, anche di più, in famiglia, vale ovunque, vale nella vita, deve essere non mascherato, deve essere una scommessa vera. E allora, tu adesso, dei ragazzi dove vanno a comprare, non comprano un po' di Nutella, un po' di formaggio grana, e un po' meno di altre cose, probabilmente hanno ceduto su quello, e va bene, e il logista l'orario lo guarda lui, cioè se hanno degli incarichi devono essere veri, perché se non 5% di fiducia ce lo raccontiamo e non è quello. Poi l'esempio possono essere mille, no? Però bisogna giocare in pratica, a scuola lo stesso, 5% di fiducia va giocato. Io ricordo, e vi racconto questo perché fa anche ridere, e poi finisco. Ero in gita scolastica a Venezia, 4 anni fa, e dopo il Covid, quindi recente, con delle seconde. Vabbè, eravamo nella hall, stavamo aspettando le 7 per andare a cena, io con altre due colleghe, entrano Francesco e Filippo, e Francesco aveva lo zainetto che vedevi che era molto pesante. E la mia collega mi dice, vado con lo zainetto di Filippo, e gli dico, Filippo, ma cos'hai comprato di bello? E apriamo fuori, c'è un bottiglione di vino, due di whisky, uno di grappa, sono due di vino e 5 e 3 di cuore, bottiglie di cuore. Dico, e questo? Dico, pof, ma non le volevo dire da solo, questo me lo auguro. Però, ma no, ma con gli altri vanno d'accordo, sì, dico, però capisci che è la regola, forse no. Ma ragione, prof, adesso è la prima sera, e dico, adesso cosa facciamo? Ti rimando a casa, allora cerchiamo i genitori, ti prendi, non lo so, vediamo un po'. Ma no, prof, allora quando torniamo facciamo una sospensione, no? Poi però sapevano che io, però qualche sospensione non è anche nata, non è che tornassimo a scuola. E vabbè, ma guarda la favola, questi due qua, per i 3 giorni di visita a Firenze, sono venuti attaccati, come non mai che si vivono tutto, ma non malissimo, è stata una lezione pazienza. Però io con la collega siamo andati dal supermercato che aveva venduto le cose, e mi ha detto, guarda, io non ho la denuncia, perché capisco che nel casino generale, ragazzi, eccetera. Però sono ragazzini, quando uno fa una provvista così, forse un po' più di attenzione avrebbe dovuto averci. Allora le chiedo questo cambio, le ridò le 5 bottiglie. Che ho tenuto io per 3 giorni, che pensavo alla signora che veniva a fare le pulizie, e mi aveva pensato, sono professore che ha minacciato che aveva un bel chiuso, non ho aperto. E l'ho portato indietro, gli ho detto, sì, me ne scambia per l'equivalente dei soldi in succhi di frutta. Mi dice, come succhi di frutta? Sì, tanti succhi di frutta, ma ci sono tanti, 90 succhi di frutta, bene, 90 succhi di frutta. Me ne dia, 2 borsate di succhi di frutta, l'ultimo giorno, una 50ina, tutti in cerchio, dico, ragazzi, Francesco e Filippo vi offrono una relazione a tutti, sono di fronte a tutti. E questi sono rimasti, così dico, questa è la vostra sospensione. Però c'è la vita, voglio dire, anche lui, fa ridere, però la verità, cioè, voglio dire, cioè, anche la scuola può avere una dimensione che poi è servita come lezione, no? Ve lo assicuro che è servita come lezione, e forse più che se l'avessi sospesi 3 giorni, perché poi alla fine ci hanno messo un sacco di
so, perché non so quante cose, cioè io sono preoccupato, offerto a tutti nella colazione. Questa è stata una cosa carina. Allora, potevate farlo da soli, insomma, io mi sono discostato. Tu hai messo domande per 2 o 3 mesi. Ma vabbè, sono venuti, cioè, sto guardando. Sentiamo che se c'è qualche domanda. Guarda, sì, abbiamo anche lì. Stai facendo domande, sì? Sono una decina. Sì. Una decina. Sono 15. È vero, 2, 4, 6, 9. Sì, sì. Mettile insieme, mettile insieme, mettile insieme. Sono queste quello che ho detto, comunque domande. Ah, scusa, no, visto che hai citato di quelli sono a quelli del NAC, a quelli dei giovani, penso che se lo comprano sul profilo del NAC, dovete comprarlo, leggerlo e poi le regalarlo al giovane capo. Cioè, a voi non vi serve che lo teniate, lo leggete, ma poi lo regalate al giovane capo, che è più utile. Sì, è perfettamente il passaggio del testimone. Anche perché poi sono anche dei racconti delle esperienze anche dei personaggi scout che hanno uno scout. Allora, abbiamo come al solito impazzisce, però volevo chiedergli una cosa, se il discorso dell'autonomia e della responsabilità, quali sono le due posizioni? Molte storie. L'autonomia ne avete parlato. No, l'autonomia c'è nel senso, l'autonomia e la responsabilità nel senso, quanto la responsabilità è importante, il ruolo dell'autonomia, che lo parliamo della responsabilità. Ma la responsabilità è un mezzo secondo, dallo scottino è tutto fondato sulla responsabilità, no? Che però è la fiducia che dà, no? Cioè, i ruoli, il capo squadriglia, la responsabilità dei più piccoli, cioè lo scottismo si fonda sulla responsabilità. Ma io dico qualcosa di più adesso sull'adulto, qual è la responsabilità di noi adulti? Scout. Un adulto scout che guarda il mondo, che si lascia vivere, non è responsabile. Un adulto scout che, vogliamo un capo, adesso parlo di adulti, con i capelli bianchi, ma anche di giovani, che stanno alla finestra, non è responsabilità. Cioè, responsabilità è essere osservazione e deduzione, diciamo. Osservare la realtà, cogliere il senso dei tempi che viviamo e incidere nella realtà, provare ad incidere con la testimonianza, con l'impegno, con quello che volete. Poi il motto di BP, che per tanta parte della mia vita è stato un faro, adesso non più, lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, no? Questo nell'ultimo messaggio che dice la felicità nel far felici gli altri e lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, no? Ci dà 2 coordinate che sicuramente sono importanti, se però vogliamo scavare un po' meglio, e qui parlo degli adulti scappati, i ragazzi va bene questa coordinata, come struttura del cammino educativo nelle banche, credo che sia una sintesi forte, no? Il servizio come motivo di raggiungimento della propria felicità in relazione a quella degli altri e l'incidere nel mondo per migliorare le cose. Noi che siamo un po' più vecchietti diciamo una cosa in più, diciamo. Noi ci diciamo una cosa in più che non è solo la testimonianza, il servizio, che non è solamente il bene comune, eccetera. Noi, e qui l'inciso che vi faccio, poi lasciamolo fino alla fine, Sonia, è che lo scottismo italiano, tutto, lo scottismo del Nasci soprattutto, ma anche la Gesci, nel dopoguerra ha preso una curvatura molto diversa dallo scottismo anglosassone. Quando Mario Mazza, fondando Nasci nell'assemblea costitutiva, dice noi facciamo le comunità e non il club di adulti, perché ancora oggi nello scottismo anglosassone gli adulti sono divisi in club. E il club è un po' la lotta del Leopardo, di Baden-Powell, di Stanley Olio, no? Vi ricordate quando lo rubevi? Cioè, un po' il passatempo, un po' dopo il lavoro, un po' il divertimento, con la legge scout, con la testimonianza, quello che volete, ma nello scottismo anglosassone, nel mondo, gli adulti scout vivono questa, dimensione qua. Lo scottismo mediterraneo, soprattutto italiano, francese, belga, un po' spagnolo, eccetera, ha preso una curvatura che si è molto legato col personalismo comunitario.
di Mounier, la nostra Costituzione italiana è stata scritta da quelli che sono cresciuti col personalismo, cioè l'uomo non è un individuo da solo e non decide da solo per niente, l'uomo si realizza in relazione agli altri, l'uomo diventa uomo, persona, non individuo, perché in relazione con gli altri costruisce la sua vita. E la nostra Costituzione dice che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della persona. Non dice che deve fare persone tutto uguali, deve rimuovere gli ostacoli sociali, economici, eccetera, eccetera, l'articolo 3, che aiuta l'uomo a realizzare se stesso. Ecco, allora, qual è il nostro obiettivo di adulti? Non è più lasciare il mondo. Lasciare il mondo come il migliore come l'abbiamo trovato, sta dentro. Ma è quello di realizzare la persona. Cristianamente parlando, quello di realizzare la propria vocazione. Allora io ogni sera devo domandarmi, Signore, non cosa devo cosa vuoi che io faccia? Non io vorrei fare questo. Cerchiamo di capire quello che noi siamo chiamati ad essere. E qui c'è una dimensione di fede che impedisce alla religiosità, lui era figlio di un pastore, poi, quindi per carità di Dio. Però questa dimensione, il nostro scottismo l'ha presa proprio nel dopoguerra, nel 47, con Gianluca di Masson, e quindi nel Gaduti Scalto è molto sviluppata questa dimensione. La dimensione vocazionale, tra virgolette. Cioè, domandiamoci quello che noi dobbiamo essere in questo mondo, nella nostra terra, in questo nostro periodo che viviamo qui. Qual è la nostra vocazione, famiglia? E riconfermi la comunità magica, deve aiutarmi giorno per giorno a riconfermare la mia vocazione di padre, di madre, di professore, di quello che sono. Guardate, o facciamo questo, o se non saremo sempre non persone complete, realizzate. Questo è un po' il tema della responsabilità che si dal capo squadriglia arrivi a questo. Un po' questo tema e quindi ho pensato di leggervi questo pezzettino di Maria Montessori che parla dello scottismo appunto dall'infanzia all'adolescenza con parole che solitamente noi non troviamo nei testi montessoriani, no? Parole che danno un orizzonte civico, no? Un orizzonte morale e di società e di promessa, no? Uno dei rischi dentro l'educazione formale e dentro l'educazione formale che ha un riferimento metodologico molto esplicito è quello di attaccarsi, no, eccessivamente a quelle che io provocatoriamente chiamo delle liturgie, ossia come dire, una riproduzione di procedure, no, che perdono l'orizzonte di significato, no? Ed è per questo motivo che io credo che l'educazione non formale, il dialogo anche con lo scoutismo, aiuti a ricordarci quello che Maria Montessori ci ha lasciato, non quello che noi ci immaginiamo che ci lascerebbe oggi, no? Ma quello che ci ha realmente lasciato proprio rispetto a questi temi, ricordandoci che Maria Montessori è vissuta in India per tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, perché è obbligata a rimanere in India in quanto italiana, che era lì, diciamo, per motivi di lavoro e questa bloccata, no? È un territorio indiano perché c'era la Seconda Guerra Mondiale e quindi era inglese e quindi è stata lì per 5 anni. Ma quando poi era per 45, è rimasta ancora per 2 anni. E lo stati per 2 anni perché in quei dialoghi con Gandhi, con Tagore, eccetera, no? Stava esplorando il tema di una di quella dimensione cosmica, del piano cosmico, no? che poteva permettere all'educazione di essere il luogo in cui preparare scientificamente la pace, questa è l'espressione che usava lei, no? L'educazione deve essere capace di preparare scientificamente la pace, quindi parola perfetta che ormai mentre la pronunciamo già ci sembra vuota, svuotata, banale, eccetera. Però, e quindi scriveva così. Ora nello scautismo è proprio un gruppo di bambini che hanno sollecitato loro stessi l'adesione a questo tipo di società. E questa società si propone soprattutto un fine morale,
quello per esempio di difendere i deboli e di mantenersi a un certo livello morale. Qui il bambino ha la possibilità di promettere o rifiutare. Questo è lo sguardo di una professoressa sullo scautismo. Nessun maestro lo obbliga ad entrare in questa società, ma se vuole farne parte deve di sua volontà obbedire ai principi, alla legge. Il fatto di trovarsi così riuniti con altri individui che hanno liberamente accettato i principi di una società, e per società si intenderà la comunità di cui si sta facendo parte, costituisce un'attrattiva essenziale di questa società, i cui limiti non sono più le pareti di una stanza, ma soltanto quelli di ordine morale, della legge dentro di sé. Gli scout si danno quindi una regola di vita più difficile e più rigorosa di quanto si riteneva possibile che bambini di questa età potessero sopportare. La fiducia. Così le lunghe passeggiate, le notti all'aria aperta, la responsabilità delle proprie azioni, il fuoco, il campeggio, eccetera, rappresentano altrettanti sforzi collettivi. Il principio morale si trova alla base e richiede l'adesione dell'individuo e l'adesione dell'individuo alla società, ed è questa la cosa essenziale. Ed è questo che Maria Montessori ci lascia anche per i nostri ragazzini, no? Cioè non soltanto come racconto, secondo me molto centrato, del mondo scout, no? Ma come suggerimento per i nostri maestri e maestre. Responsabilità etimologicamente, perdonate la passione, vuol dire essere capaci di dare la risposta. Responsum alis, sono capaci di dare la risposta. Il problema è a quale tipo di domanda. Ci arriviamo subito alle domande. Allora, ci sono delle domande per entrambi, delle domande e c'è una riflessione per entrambi. Allora, chiaro il concetto di lasciar costruire la casa e dare tutto il necessario, idem per la metafora della canoa e autoeducazione, ma qui siamo già ad uno step avanzato. Chi e come far venire la voglia di mettersi al lavoro, di fare capire che bello, utile, oserei dire necessario? Come vincere gli ostacoli iniziali di diffidenza, di poca voglia, di mancanza di interesse? Grazie. Mettere tutto, okay. Per entrambi sempre. Possiamo sintetizzare il concetto di autoeducazione come la possibilità di sviluppare in qualsiasi età il proprio senso critico in maniera libera, individuale e incondizionata, sempre nel rispetto delle regole del gioco? Ben già risposto. Adesso abbiamo poi per Sonia. Se Montessori fosse qui oggi, come sarebbe la sua visione del futuro dell'educazione su come adattare i suoi principi alle sfide contemporanee? Per Max, per Massimiliano, quanto è importante la fiducia tra adulti scout nella comunità e alle pattuglie nell'organizzare l'attività? Per Sonia, quali vicende segnarono le vite di Montessori e Pipì? Questa non è specificata, penso per Sonia, penso sia per Sonia. Ora, nelle scuole italiane si può adottare il metodo Montessori? Si può auspicare attraverso le associazioni, forse per tutte e due ho sbagliato, si può auspicare attraverso le nostre associazioni nazionali dello scoutismo una proposta di legge affinché ci sia anche il metodo scout? No, forse per tutte. Questo è per Massimiliano. Io firmo, nel caso firmo. Temi tu. Per Sonia, Maria Montessori ha sempre creduto nell'importanza della collaborazione scuola-famiglia. Come immagina l'evoluzione di questa idea nella società moderna, dove i modelli familiari sono molteplici? E questo è simile. Che ruolo ha oggi la famiglia nel processo educativo?
vediamo. E poi ce n'è un'altra. Allora, cosa l'ho letta? La famiglia l'abbiamo letta. Massimiliano, in che modo il MASH sta cercando di coinvolgere i giovani adulti e le nuove generazioni? E sempre per Massimiliano, come interpreti oggi il servizio all'interno del MASH? Diciamo che l'abbiamo più o meno l'ho raccolte tutte. Io ho 5 minuti, poi te. Adesso avete la parola. Sì, 7 minuti. Via. Sì. Prova a rispondere. Provo a rispondere un po' così, mettendo insieme le cose. Il tema del senso critico, un po' l'abbiamo detto, no? Cioè, domandarsi perché, no? Da adulti osservare, aiutare i ragazzi più giovani, ma anche noi adulti, no? A dare motivazione e ragione delle scelte che si fanno. Il senso critico poi va in questo. Vado su cose un po' più difficili. Il tema della fiducia è importante, ma certo, no? Senza fiducia non fai niente. La fiducia è la relazione con l'altro, credere nell'altro. Io mi faccio da... Noi diciamo nel MASH che vogliamo essere generativi, ma questo discorso vale anche per i più giovani, no? E cosa vuol dire essere generativi? Quando uno genera? Quando uno mette da parte se stesso per far crescere l'altro. Generare è morire per dare spazio all'altro. Guardate che questo altro è qualsiasi altro, a maggior ragione nella comunità. Quindi l'atteggiamento deve essere veramente quello dell'ascolto. Io dico sempre che una comunità deve ascoltare l'altro, accogliere l'altro e accompagnare l'altro. Tutte e tre come hanno, ascoltare perché devi capire, accogliere perché devi dire con le braccia aperte che io ci sono e accompagnare perché solitamente se è un altro che ha bisogno, che non vuol dire bisogno fisico, bisogno di stare vicino nella sua vita, no? Quindi questo è il tema della fiducia, di quello che avete detto. Far venire interesse, forse risponde meglio Sonia su questo, no? Però, allora, io sono entrato nelle UPI, io ero nella zona cattolica a 7 anni, negli aspiranti, e a ottobre, a settembre, mio padre era scappato, mia mamma nella zona cattolica, come sapete, nelle famiglie comandano le donne, e quindi mi erano andato agli aspiranti, nella zona cattolica. Il mio compagno di classe, un sabato, avevo fatto 3 milioni nella zona cattolica, dove avevamo la preparazione della messa del giorno dopo. E tornando a casa, il conto mi dice, ma tu dove andate a vedere? Sei cattolica, eccetera. Io vivo nei Lupesi. Mi dice, ah sì, cosa avete fatto? Abbiamo giocato a pallone. E tu dove hai fatto? Ho preparato la messa di domani. E mi dice, ma non vorresti giocare a pallone? Mi dice, attenti, dico, certamente. Sabato dopo, cioè, l'esca, e ci sono ancora adesso. Cioè, l'esca, è importante, no? Cioè voglio dire, l'esca a tutte le età è importante. Se noi facciamo l'assemblea ad Assisi, eravamo 1200 persone, perché Assisi è un'esca formidabile in Italia, ok? Se tu fai l'assemblea, mi immagino, non l'abbiamo mai fatta, è una cittadina brutta, Casale Monferrato, per stare vicino a lei, che non è Assisi, sicuramente non ci siamo 1200, cioè, l'interesse, ecco, poi c'è la motivazione, c'è la spiegazione, c'è quello che vuoi, ma l'interesse deve essere anche un po' emozionale. Quindi l'esca ci vuole, a qualsiasi, anche un po' di pancia. Però vado veloce, ho 2 minuti. La proposta degli enti scout. Io credo che anche se la facessimo una proposta di legge come abbiamo fatto con la sollevazione, il Parlamento ovviamente non la discute nemmeno, ma al di là di questo, di quello della relazione che c'è, io credo che lo scoutismo
che entri un po' dello spirito scarto a scuola, c'è un'esperienza che poi è finita nel 59. Mario Mazza, lui maestro eccetera, con sperimentazione, lui guidò la scuola Franchetti a Roma durante la guerra e fu la prima scuola sperimentale in Italia dove si fecero i primi corsi di aggiornamento per maestri e per direttori didattici, tenuti da lui dal 43 al 45. Poi nel 48 lui si, dal 45 al 48 si occupò degli orfani di guerra, dei bambini. E allora ottenne dal Ministero di allora una sperimentazione, prima a Cortona vicino ad Arezzo e poi trasportò tutta Villaguri a Verona, una sperimentazione con questi ragazzi orfani, 120 ragazzi residenziali dove vivevano, gli davano da mangiare, dove facevano una scuola elementare, ovviamente, professionale, commerciale, e lo facevano con lo scout, questi erano divisi in squadriglia, facevano l'attività scolastica, l'attività scout e non solo frapposte. È una sperimentazione codificata dal Ministero. Durò 10 anni durò questa sperimentazione. Finì con la morte di Mazza, ma Mazza poi a novembre finirò l'anno scolastico, a giugno del 60 finì la sperimentazione, quindi era molto legata alla sua persona chiaramente, no? Però il metodo scout codificato in un'attività didattica, secondo me, non so se funzionerebbe, perché è parte del suo fascino. Alcune intuizioni dello scoutismo portate a scuola funzionano. Guardate, a scuola io, ripeto, ho fatto 40 anni della mia vita, a scuola 42, con un intermezzo staccato, però quando arrivava un insegnante che era stato anche capo scout ci mettevi un quarto d'ora a capire, no? Un po' perché te lo diceva, perché se eri questi di sapeva che eri scout si faceva bene, ma al di là di questo lo capivi subito dalla relazione. Poi ci sono anche i capi scout che non funzionano, ma non è che tutti i capi scout funzionano. E ci sono tanti bravi insegnanti che se fossero capi scout sarebbe anche bene, cioè vuol dire c'è di tutto nella scuola, eh? Però alcune parti dello scoutismo portate nella scuola potrebbero essere la valorizzazione del ragazzo, il tema della... BB diceva che una settimana di campo scout vale più di 6 mesi di insegnamento in classe. Questa è una frase magari come dire, no? Ma perché è quello che vi dicevo prima, lui, la vita è insieme, ma gara 20, quanti di voi ha mai sentito parlare di gara 20? Nessuno, no? Gara 20, qui mi mangio l'aereo, scusate. Gara 20 è un insegnante, va, è un insegnante di lettere e di latino e greco all'Istituto Doria di Genova. Ad un certo punto, vedendo tutti questi ragazzi, tanti ragazzi, siamo alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, sbandati e tanti che delinquevano, prese una nave e la trasformò in nave scuola. E con una convenzione con il Ministero degli Interni, dei remoti dell'epoca, i ragazzi, invece che mettere nel carcere di Marine, li mandarono nella nave scuola. È stato in vigore fino al 1978. Quando io ero bambino, mia mamma e mio papà dicevano: guarda, se sei cattivo ti mando la galera, che voleva dire in galera, ma nella nave scuola. Cioè lui aveva colto l'aspetto della vita di bordo, dove sei tutti insieme, come elemento essenziale per redimere le persone che delinquevano, e nello sistema insegnava a fare numeria, a scuola, era una scuola professionale, no? E un'esperienza didattica importante, perché nel primo del secolo si scuola attiva anche quella, no? Quindi, allora, il tema di alcune intuizioni, della pratica, dell'uscire fuori dall'aula didattica, dell'andare molto nella natura, eccetera, dello scoutismo ci possono stare. Io credo che una proposta di legge non sia utile né allo scoutismo né alla scuola. Poi, da fare un convegno su questo. L'ultima domanda e poi mi taccio. Il servizio agli adulti, vabbè, qui c'è tutto un tema, faremo un seminario del 25 sul servizio agli adulti. Io dico solo questo: il servizio per l'adulto scout è uno stile di vita, che vuol dire non solo le spot parati, ma la dimensione della vita di attenzione all'altro. Poi ci sono tanti adulti scout che fanno un servizio attivo da soli, tanti che lo fanno in comunità, tanti che rispondono alla scuola delle emergenze. La mia comunità nasce di Genova, noi facciamo in quattro parole diverse, facciamo servizio continuativo un giorno alla settimana con i senza fissa dimora, 3 giorni alla settimana insegniamo
l'italiano agli stranieri, due gruppi vanno in provincia della Caritas e un gruppo va nell'ambulatorio solidale che c'è. E quindi facciamo un servizio continuativo a gruppetti, però non è detto, ecco, voglio dire, ognuno si sceglie il suo, è l'atteggiamento del servizio che è importante perché è testimonianza di vita, cioè il servizio diventa testimonianza, questo credo che sia importante. Tutto il tema della famiglia lo lasciamo a Sonda, che è un po' complicato. Ma il Montessori diceva: noi non vogliamo alunni compiacenti ma appassionati. E credo che noi non vogliamo ragazzi, ragazze da nessuna parte, compiacenti ma appassionati. Che cosa ci evita questo rischio? A me viene da dire la nostra passione. Quello che ci evita è il rischio di avere come risposta la compiacenza e non la passione, cioè la motivazione, lo slancio, è quanta passione noi ci mettiamo. Quanta passione mettiamo nella nostra vita, non soltanto nel nostro lavoro e nella nostra relazione educativa. Quanta passione traspare nel nostro stare al mondo, che diventa strada, buona strada, per la vita dei nostri, di chi ci incontra e di chi ci incontra guardandoci anche con un occhio particolare che è quello di una persona in formazione, quanto nel nostro lavoro, nel nostro, appunto, nei nostri spazi, no, di vita noi mettiamo passione, quanto abbiamo coraggio, no, nelle nostre scelte, quanto abbiamo interesse vivo per tutto ciò che abbiamo attorno, quanto siamo curiosi, no? Questo secondo me è l'aspetto fondamentale che porta dalla compiacenza alla passione i nostri ragazzi, perché poi noi possiamo creare delle occasioni meravigliose, no? Di esperienze, di modelli di apprendimento, aule bellissime, no? Con i materiali eccetera eccetera, ma se non bruciamo noi dentro, no? In qualche modo per quello che portiamo ai ragazzi è tecnica. Ripeto, è una questione tecnica e ricordiamoci anche che Maria Montessori diceva che il nostro compito è gettare un raggio di luce e passare oltre, che è un'immagine bellissima. Lei passava dall'essere estremamente poco diplomatica, ai limiti della provocazione, anche oltre i limiti della provocazione, all'essere molto poetica, no? E c'è questa immagine che è bellissima del compito di un adulto è gettare un raggio di luce e passare oltre. Perché poi, appunto, quella vita, quel futuro appartiene naturalmente nella nostra persona di formazione. Ma il raggio di luce come l'oggetto, se non essendo io luce, cioè non l'oggetto con la torcia del cellulare, no? Cioè il raggio di luce, per parlare di Montessori, è un raggio di luce naturale, non artificiale. E su questo dobbiamo interrogarci a fondo, forse ripeto rispetto alla nostra vita, ma in generale. E quindi, quali sfide per oggi, per Maria Montessori? Allora, dico una cosa un po' poco diplomatica, però me l'ha permesso lei, ecco, diciamo così. Io credo ci siano una serie di temi sociali, politici anche, su cui Maria Montessori si sarebbe espressa oggi e su cui avrebbe speso le sue scelte anche nelle scuole che portano il suo nome. Nel 1907 Maria Montessori apre quella scuola in via dei Marsi, a casa dei bambini, in un quartiere estremamente degradato, più misero che povero, cioè oltre la povertà, un luogo dove le persone per bene non passeggiavano, non entravano neanche per sbaglio, ecco, ed è quella la sua scelta, no, in qualche modo, che poi si perde, no, un pochino anche durante la sua vita e si perde moltissimo oggi. Oggi le scuole Montessori aprono, beh, moltissime sono private, come sappiamo, e moltissime aprono in contesti
privilegiati, esattamente, dove c'è una richiesta dei genitori che culturalmente attrezzati richiedono la propria di una scuola Montessori, oppure si apre la sezione Montessori e in maniera in qualche modo naturale, no, attrae i genitori più culturalmente attrezzati. Allora, io ho avuto la fortuna di formare, fare supervisione in realtà che hanno aperto scuole Montessori in contesti fortemente multietnici, no? Dove scelta o non scelta, quello era il quartiere e quindi i genitori delle famiglie migranti erano comunque, perché semplicemente era la scuola del quartiere, quindi non l'una. E mi capita di fare supervisione in una scuola con 23 bambini, 23 bambini, di cui 19 stranieri, di 15 diverse nazionalità, cioè almeno sì, col turbante in testa, cioè 15 diverse nazionalità, insomma di tutto. Io credo che le nostre scuole Montessori, il nostro movimento, no? Il nostro mondo Montessori debba sapersi esprimere di più oggi e collocarsi, no? Anche all'interno della responsabilità educativa in un mondo che è molto diverso per certi versi, per quello che Maria Montessori ha abitato, anche se lei stessa ci diceva che le frontiere sono una invenzione artificiosa, diceva, ma perché le merci possono circolare gli uomini no? Ce lo diceva negli anni 40, ci figuriamoci adesso, no? Ecco, io quando sento il silenzio del mondo montessoriano davanti ai porti chiusi, per intenderci, io credo che noi stiamo sbagliando molto. E quando appunto permettiamo che le nostre scuole intercettino soltanto chi ha gli strumenti linguistici, culturali, sociali, economici, no? Per comprendere il valore di questa proposta e avvicinarsi ad essa, stiamo sbagliando tanto, tantissimo. E quindi credo che la prima cosa, no, che Maria Montessori forse ci così interpreterebbe leggendo il presente è il ritornare in via dei Marsi, dovunque sia, oggi, quel posto lì. Bene, starei ora a sentire tutto di più, perché ahimè, tutte le cose hanno conclusione proprio. Faremo la seconda parte della, di questo evento. Io vi ringrazio, la disponibilità di Sonia, di Massimiliano, e sono aperto alle iscrizioni per il terzo mandato, ricordatevi, non abbiamo fatto queste petizioni. E non aggiungo altro perché avete tutto voi, anche perché noi al solito abbiamo, perfetto, siamo stati in perfetta precisione. Come funzionerà adesso dopo? Allora, non si piace bene, sono stato un po' stanco. È molto semplice, per raggiungere l'abbazia 8 minuti. Sì. Per di più, per quello del Masci 10. Dipende sempre dal punto di partenza. 8 minuti con lo stato. Allora, è semplice. Quando voi scegliete del cappello. Andate sempre lì, c'è un cappello marrone, sempre lì, arriverete a un corso. Non ci sono le macchine, quindi dovete stare attenti, però state attenti lo stesso, girate a sinistra, fate 200 metri e sulla destra vi appare questa bella abbazia. Noi siamo ospiti, quindi siamo a messa della ci aspettano, e portatevi dietro il cibo. Oggi c'è un digiuno, sì, stiamo vicino a un gruppo. Sì. Allora, per chi è che vede magari il pallone, comprare i libri, sì, ci sono i libri di Sonia, che vuole stare con questi qui. Assigliati non li ho letti, però questi sicuro. Allora, come tutte le cose, agli ospiti, per pranzo, per chi resta a pranzo spiegherò la seconda parte, quindi io la spiego adesso. Altrimenti, non vi ricordate, abbiamo chiesto.
adesso ci sono due cose da donare ai relatori. O quello di dire, guardate, anche le scottine sono tutte fatte con il logo. Il logo della indovinate quella a chi va la busta verde e a chi va la busta rosa. Allora, la busta rosa va Sonia. Ma guarda che volevamo fare un'operazione. Ah no? Hanno fatto il contrario, come solito le donne. Ah, perfetto, questo è per te. Questo è il direi tutto, è interessante. Allora, vi do soltanto un consiglio. Ci sono due film, uno più che altro è una cosa di visita italiana, che però non l'hanno più soldi. Uno è in diritto italiano ed è uscito recentemente, ho visto da Montessori francese. Allora, andate a vedere, perché scoprirete una cosa che di solito della Montessori non si conosce. Noi la conosciamo come insegnante, ma in realtà è stata un'attivista femminista, ma forte. E anche una formatrice, però non vi dico perché è una amica del film. Allora, io per adesso ringrazio tutti della vostra partecipazione e speriamo di aver dato input per il prossimo evento che ci sarà. Grazie. Allora loro vengono a messa con noi, ma dopo della messa non si fermeranno. Quindi per intervista un po' delle altre cose fate per la prossima.